Cosa devo fare? Dove devo guardare? Dove devo andare? Impressioni sulla Cina. Un'astronave in viaggio per il futuro. È troppo grande per avere delle impressioni piccole. Mi ha colpito molto il buon umore delle persone, sono molto simpatiche. Beh, è sorprendente, è chiaro, uno pensa sempre di conoscere, di avere idee sui posti, poi capisce che viaggiare significa cambiare idea sui posti, fortunatamente, quindi straordinario. A livello superficiale sembra della gente felice di stare al mondo e che trova delle occasioni di divertimento che noi in Italia abbiamo proprio dimenticato. Ma io ho la fortuna di conoscere Pechino da qualche anno ed è una città in continuo e straordinario cambiamento. Giocano con degli strani pupazzetti, fanno la calligrafia con l'acqua che poi sparisce, dei bellissimi divertimenti poveri. È un vento di novità che in Italia è molto 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 difficile trovare e quindi è una fonte di stimolo inesauribile dentro. Amavo Pechino moltissimo. Avendo la vista 17 anni fa, la trovavo favolosa, adesso è ancora meglio. Un commento sul convegno. Il convegno secondo me è stato efficace perché noi siamo, rispetto al giallo, due province, con la voglia di non fare magari errori che hanno fatto altri e raccontare la nostra società attraverso il giallo. Questo lo facciamo sia noi che loro e questa è una cosa interessante. Una bella occasione di fare nuovi amici. Trovo bellissimo questo convegno facendo parte, ecco, del novero degli scrittori invitati. Trovo che sia un momento veramente interessante di scambio perché la letteratura cinese può offrire sotto questo profilo un sacco di spunti antichi e moderni che bene si legano anche con i temi sui quali io amo molto lavorare. Un'impressione veramente ottima perché si parla di cose molto interessanti e non di aria fritta, si parla di cose vere. Una delle cose bellissime è finalmente riconoscere, quella di conoscere di persona, uno degli autori gialli che io preferisco a livello di tutto il mondo, che è Chu Xiaolong, che di persona è ancora più squisito che nei suoi libri. È molto, molto denso, molto interessante. Mi ha dato la possibilità di rincontrare amici. La bellezza di questi convegni spesso è che ci si rivede, ci si incontra, si viaggia insieme, cioè si vive con la dimensione che gli scrittori spesso troppo soli non vivono mai. E poi veramente interessante dal punto di vista del contatto con gli autori cinesi, che è la parte onestamente mi interessa di più. E poi ci si diverte anche moltissimo. Quale tra i tuoi libri ci consigli? L'amico di Galileo. Della serie romana io consiglierei Cui Prodest. C'è un serial killer che uccide giovani maschi e non giovani femmine. Giovani maschi attraenti. C'è la protagonista femminile molto forte che è la maggiore sospetta appunto perché uccide i giovani maschi. Per me un giallo deve avere anche una trama molto gialla e questa è una trama molto gialla. Il prossimo sicuramente, visto che il più bel libro che dovrò scrivere sarà sempre il prossimo. Sicuramente La donna del campione, perché parla anche di gangster cinesi e inquadra la Milano di oggi. Un libro che potrebbe forse interessare i cinesi potrebbe essere un libro che ho scritto con Pietro Valpreda, che è intitolato La primavera dei mai morti. Guarda, per forza di cose l'ultimo, Stirpe. Sì, perché io sono uno che scrive il libro successivo perché non è mai abbastanza soddisfatto del libro precedente. Un aggettivo per descriverti. Speranzoso. Un uomo che vorrebbe avere sempre un biglietto su questa astronave. Come dire, serio, ma non serioso. Estroversa?